Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con A voi la linea. Lo stato di emergenza Covid è ufficialmente terminato il 31 marzo, ma molti cittadini ed esercenti hanno ancora timore del diffondersi della pandemia che non è ancora alle spalle. Sentiamo quindi le voci raccolte questa mattina in centro a Udine. Emergenza finita, ma solo sulla carta. Questo è il pensiero comune di esercenti e clienti dopo le misure prese dal governo che dal 31 marzo hanno alleggerito le restrizioni per combattere il Covid-19. Penso solo sulla carta. Alcune normative persistono ancora, anche se all'aria aperta adesso non serve più la mascherina e spero che dal 1° di maggio tolgano anche al chiuso. Attualmente comunque persiste, ecco. I dati sono ancora abbastanza, non dico preoccupanti, ma insomma c'è ancora la pandemia, non dobbiamo pensare che sia finita. Le disposizioni attualmente in vigore sono giuste? Non sono in grado di valutarlo, nel senso che non sono un medico e quindi cerchiamo di attenerci perché ne va del bene di tutti, credo, no? Non è finita completamente, sta a mio avviso smettendo, ma bisogna stare comunque attenti. Non dovevano aprire subito, togliere le mascherine subito perché la pandemia mi sembra che sta aumentando invece di diminuire. Ci sono tante cose che fanno capire che in realtà non è finito proprio niente. Le misure adottate dal governo dal 31 marzo in poi sono arrivate al momento giusto o bisognava aspettare ancora un po'? Beh, io che giro un po' tutta l'Europa direi che sono arrivate anche tardi. Lei continua a indossare la FP2 anche all'aperto? Sì, continuo ad indossarla, sì. Perché? Perché ancora non sono sicuro e non mi sento sicuro di viaggiare senza mascherina. Io la tengo lo stesso perché faccio il nonno, in conseguenza ho mio nipote che va a scuola, sono obbligato quando vado a prenderlo. È pesante mantenere sempre la mascherina per 6, 7, 8 ore di fila al lavoro. All'aperto cerco di respirare l'aria fresca e quindi la uso solo in caso di assembramento. Nei locali naturalmente cerco di indossarla ancora. Spero che finisca tutta questa emergenza, però vorrei che rimanesse l'obbligo di vaccinare. Per noi che abbiamo fatto tutto, ci siamo vaccinati per proteggere gli altri. Anche gli altri devono vaccinarsi per proteggere tutti i più deboli. Quindi lei estenderebbe l'obbligo vaccinale anche a chi ha meno di 50 anni? Sì. Giusto continuare a chiedere il Green Pass base al coperto fino al 30 aprile? Fino al 30 aprile va bene. Possiamo farlo ancora per 15 giorni, ormai diciamo che il più è fatto. Considerato che soltanto in Italia direi di no. Nelle altre parti dell'Unione Europea non c'è più quest'obbligo. Le persone sono sempre le stesse che vengono e quindi bene o male le conosci e fai passare tranquillamente. Cosa cambia per voi esercenti con la fine dello stato di emergenza? Tanti clienti nostri che venivano prima si siedono fuori. Quindi avete avuto un aumento, diciamo, di clientela in questi ultimi 6 giorni? Sì, anche se sono settimane un po' difficili. Nel senso che c'è poca gente proprio che gira con questo brutto tempo. Per fortuna non dobbiamo più chiedere il Green Pass all'esterno, che è già qualcosa in più per velocizzare il nostro servizio. Al momento non molto, c'è ancora poca gente, sono comunque tutti impauriti, non abbiamo ancora le idee chiare su come ci si debba comportare, dobbiamo solo avere pazienza e aspettare. Apriamo adesso una pagina più leggera perché è terminata pochi istanti fa la presentazione dell'edizione 2022 del 62esimo Festival di Maiano. Le serie di eventi sono stati illustrati nella sede della regione a Udine. Annunciate le presenze di Marrakech, Lidfibar, Comi e Caparezza. Ci colleghiamo con il nostro Daniele Paroni che ci dice tutto. A te la linea. Grazie della linea, è stata presentata l'edizione 2022 del Festival di Maiano. Presidente Stefanutti, anche quest'anno non scherzate. Sì, anche quest'anno diciamo, il festival è degno del suo nome, alla 62esima edizione. Abbiamo un programma molto ricco a livello musicale, sicuramente un programma che speriamo che accolga il favore del nostro pubblico. Partiremo subito alla grande con Marrakech, per poi passare ai Litfiba, Arcomi, a Caparezza, per poi chiudere con i Pink Sonic, un tributo ai Pink Floyd. Il 2 giugno sicuramente sarà una serata che è una premessa, un preambolo del festival. L'abbiamo chiamato Sunset in the Castle, degustando il Friuli Venezia Giulia. Ci sarà proprio una degustazione dei nostri prodotti tipici locali.
accompagnati dalla splendida musica di Bob Sinclair, quindi Bob Sinclair suonerà al tramonto nella splendida cornice del Castello di Souzens. Sindaco, avete, rispettando le regole, dimostrato che state al fianco della Pro Maiano, che in piena pandemia, rispettando le regole, ha organizzato lo stesso l'evento. Maiano diventa capitale internazionale della musica. Indubbiamente è una cosa che a volte forse viene considerata meno dagli stessi abitanti maianesi, perché il festival purtroppo a volte viene visto solo come la sagra di paese, mentre invece in questi ultimi, potrei dire quasi 10 anni, ha fatto dei passi da gigante, facendo diventare Maiano per un'estate il fulcro del Friuli Venezia Giulia e non solo, e questo insomma va considerato, e di questo gli va dato atto al presidente e all'associazione. Senta, il segnale di ripartenza, molte sagre, feste, comitati ripartono in questo anno. A Maiano avete avuto più coraggio? Diciamo che abbiamo avuto più coraggio, ma l'ha avuto insomma l'associazione, perché il comune in tutto questo è un supporto che ci deve essere, però è stato Daniele che aveva chiamato ancora il sindaco precedente dicendo quest'anno ci proviamo. I fatti gli hanno dato merito, gli hanno insomma testimoniato che rispettando le regole si può fare, e quindi insomma di questo noi siamo stati solo che felici. Bene, ringrazio Daniele Stefanuti, il sindaco di Maiano, per la cortesia, e quindi a voi la linea. E noi cambiamo ancora pagina, perché il futuro delle attività di vicinato è stato al centro di un incontro a Butrio organizzato da un gruppo di commercianti della località. Vediamo. Riscoperti e apprezzati durante il lockdown, quando in virtù dei codici Ateco hanno potuto mantenere le serrande alzate, diventando punto di riferimento per tanti cittadini, i negozi di vicinato sono ora ad un bivio: accontentarsi di sopravvivere alla nuova crisi oppure immaginare un futuro diverso, in sinergia con le istituzioni e i consumatori, che consenta di non essere sopraffatti dalla grande distribuzione e dal commercio elettronico. L'importanza delle attività di vicinato è stata al centro di un incontro promosso a Butrio dal gruppo di commercianti La Via del Tiglio, presenti l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini e il suo omologo in comune Tiziano Venturini. Ma la motivazione dell'incontro, diciamo che è naturalmente la salvaguardia di questi negozi di vicinato, le attività che offrono ottimi servizi, le attività che magari in questo momento stanno attraversando un momento di difficoltà, ma attività che naturalmente ci credono al futuro, ma soprattutto diciamo vogliono continuare a far sì che i nostri centri storici non muoiano ma continuino a essere vivi grazie alle attività presenti. Sono 3 i principali soggetti in campo, diciamo i player. Uno naturalmente sono gli imprenditori che devono continuare a fare l'ottimo lavoro che stanno facendo, offrendo naturalmente il servizio, la qualità, la cortesia, il rapporto qualità-prezzo. Il secondo giocatore deve essere l'amministrazione, mi riferisco in maniera particolare sia all'amministrazione del nostro comune ma anche all'amministrazione regionale. Credo che abbiano fatto notare in questo momento di difficoltà quanto sia importante essere vicino, mi riferisco ai numerosi bandi messi a disposizione delle attività produttive del terziario. Infine naturalmente il consumatore deve esserci vicino, il consumatore deve frequentarci, deve chiederci, deve essere un consumatore volenteroso nel venire all'interno delle nostre attività e deve naturalmente utilizzare tutti quelli che sono i servizi che noi continuiamo e vogliamo continuare ad offrire. Bini ha assicurato che la Regione è stata e sarà al fianco delle attività di vicinato. Ma sì, lo è stata nel momento, nella fase più acuta della crisi dettata dalla pandemia, lo è stata in una fase di ripartenza con il nuovo bando per i negozi di vicinato, che hanno riscosso in maniera un successo incredibile su oltre 130 comuni del Friuli Venezia Giulia, e lo sarà anche nel proseguio, perché insomma abbiamo capito e stiamo capendo che si può ritornare a far vivere i nostri comuni, le nostre piccole località, anche grazie, soprattutto grazie anche ai negozi di vicinato. Butrio è tra i comuni nei quali sono state fatte più domande, quindi ci sarà la possibilità di nuovi negozi di vicinato, di nuova socialità, di nuova economia, di nuove imprese. Io credo che noi dobbiamo essere i primi a metterci in gioco anche in queste circostanze. Noi abbiamo creato, diciamo, questo gruppo, un gruppo importante di attività presenti su una delle principali vie del nostro paese, un gruppo che comunque ha come riferimento una importante associazione di questo territorio, anche che è l'associazione Butrio Centro Attività per Te.
Quest'anno cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto, durante il periodo delle festività natalizie, dare a tutta la popolazione un ricordo, un pensiero, un qualcosa inerente al Natale, un magnifico presepio che riprendeva, diciamo, il nostro Tiglio. Abbiamo chiesto una donazione, siamo riusciti ad avere una raccolta importante e questa sera abbiamo avuto anche il piacere di consegnare all'associazione Autoamica, associazione a beneficio delle persone che la sta utilizzando di Butrio, questo assegno, questo importo. Abbiamo donato 2.425 euro grazie a questa raccolta e siamo sicuri che l'associazione Autoamica continuerà a svolgere un importante servizio per il nostro territorio, anche per le nostre attività, ma soprattutto per le persone più deboli che ne hanno bisogno. A ritirare l'assegno è stata Gloria Giordano, presidente di Autoamica, sodalizio che grazie ad una ventina di volontari accompagna le persone che ne hanno bisogno nelle strutture sanitarie regionali per visite ed esami. Ci separiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Ed eccoci nuovamente assieme, giornata intensa oggi a Cervignano, dove ci sono state due distinte cerimonie, una di fronte alla vecchia caserma Monte Pasubio, che sarà protagonista dell'evoluzione del paese. Ce ne ha parlato il sindaco Gianluigi Savino. Giornata intensa quella per Cervignano oggi, tante iniziative, partiamo dalla prima, la deposizione della corona qua in municipio. Sì, giornata intensa e importante. Facciamo questo omaggio alla Guardia di Finanza ed è un omaggio che va naturalmente dedicato al loro lavoro, che è un lavoro importante, ma va inteso come un atto di ringraziamento verso tutte le forze dell'ordine che operano sul nostro territorio e che ci garantiscono la sicurezza. Ecco, questo è, oggi dedicheremo un luogo della città proprio alle Fiamme Gialle. Questo è un valore molto 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 rilevante. La toponomastica è una scienza che ha molto valoriale, perché diamo un nome che rimarrà per sempre ad un luogo della città, e quindi questo è il valore aggiunto di questa cerimonia. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto in questi tempi un lavoro di intitolazione di luoghi e parti della città a coloro che ritenevamo ne avessero il diritto. Tra questi ci sono sicuramente le Fiamme Gialle e la Guardia di Finanza. Ma non finisce qui, perché ci sono altre cose in programma per quanto riguarda gli interventi sulle infrastrutture, no? Ad esempio l'ex caserma mi dice che sarà destinata. L'ex caserma, tra l'altro il luogo che oggi intitoleremo alle Fiamme Gialle è proprio praticamente di fronte all'entrata principale dell'ex caserma. L'ex caserma sarà oggetto di un intervento importantissimo che abbiamo già pianificato dal punto di vista urbanistico e che soprattutto abbiamo già finanziato e che nei prossimi tempi vedrà la luce. Ci siamo misurati con questo difficile compito di valorizzazione di un ex sito militare, è oggetto di grandi investimenti, pensate soltanto per abbattere le infrastrutture ormai obsolete, che lasceranno lo spazio a nuovi investimenti, che saranno importanti investimenti dal punto di vista delle infrastrutture scolastiche. Quindi costruiremo due nuovi edifici scolastici da dedicare alle scuole medie superiori, trasferiremo l'ITI Malignani, ma poi un intervento dal punto di vista sanitario, quindi il nuovo distretto sanitario. E non da ultimo, spero proprio possa essere il primo investimento che vedrà la luce, la piscina del Mandamento, questo grande sogno, questo grande progetto che inseguiamo da tanto tempo e che sta per vedere la luce. Quindi un investimento importante a carattere scolastico, sanitario e sportivo, il tutto immerso nel verde, 33.000 metri quadri di verde all'interno di questo sito molto molto grande,
si deambulerà soltanto a piedi o in bicicletta, non ci saranno automobili, questo è il sogno della Cervignano del domani. Ha parlato di un investimento importante, può quantificarcelo più o meno? Sono circa una trentina di milioni di euro sostanzialmente. La prima infrastruttura che vedrà la luce, che è la più prossima diciamo, è proprio la piscina. La piscina che abbiamo realizzato con uno strumento finanziario innovativo che la finanza, che è leasing finanziario, con un progetto molto molto interessante. Che io penso nei prossimi anni sarà molto usato dalle amministrazioni. Credo questo sia il primo investimento finanziato in questo modo della nostra regione. E questo è praticamente quasi in partenza. Io spero che addirittura il prossimo mese noi possiamo mettere la prima pietra. Un anno per realizzarla e quindi il nostro territorio, ma tutta la Bassa Friulano, avrà finalmente un ulteriore strumento di crescita, un servizio importante che potrà essere a disposizione dei cittadini di questa parte importante della nostra regione. E siamo ai saluti, vi lascio con il servizio che riguarda l'iniziativa benefica Un Fiore per la Ricerca che si terrà sabato all'SR Bearzot di Aiello. Ce ne parla la nostra Alexis Sabot che ha sentito Lorenzo Bearzot e il sindaco di Aiello Roberto Festa. Sentiamo, buon pomeriggio. Siamo in una splendida location, tutta fiorita, una sera, la sera Bearzot, assieme al titolare Lorenzo e al sindaco di Aiello Fest. Perché? Perché state organizzando un bel evento che si terrà sabato proprio qui, Un Fiore per la Ricerca. Come nasce questa iniziativa? Intanto buongiorno a tutti, è già da tempo che volevamo fare questa manifestazione, che sarà una cena. Poi tutto il ricavato sarà a scopo di beneficenza per il reparto oncologico dell'ospedale Santa Misericordia di Udine. E diciamo che è una cena su un invito, ci saranno molte personalità, sia medici del reparto, dei politici e altri medici locali, insomma, ecco. Sì. Lei ci teneva questa iniziativa perché è stato purtroppo coinvolto. Sì, purtroppo sono stato coinvolto anch'io, allora era partita di farla per con altri scopi, ma poi purtroppo è successa questa inconveniente e diciamo che abbiamo cambiato idea e adesso speriamo che vada a buon fine questa iniziativa. Ci sono molti sponsor, sia banche e sponsor locali di fuori, anche che ci danno una mano, perché faremo anche una lotteria, sempre per racimolare dei soldi e poi tutto l'incasso, come dicevamo, andrà a scopo di bene. Ecco. Una bella iniziativa che coinvolge un concittadino di Aiello proprio per sensibilizzare e per aiutare la ricerca. Sicuramente Lorenzo è un amico prima di tutto. Quando mi ha accennato questa iniziativa ho detto che sicuramente personalmente gli avrei dato una mano al di là di quel del ruolo che rivesto. Quindi stiamo cercando lui più di me, io faccio quello che riesco a fare, dargli una mano perché questa iniziativa possa avere una riuscita importante. Ecco, alla fine, poi a prescindere da quello che è la cena, le persone che vengono, l'obiettivo finale è la cosa importante, quindi il fatto di poter donare una certa cifra all'ospedale di Udine per reparto oncologico credo che sia un qualche cosa che è estremamente meritevole. È importante appunto la ricerca oncologica, proprio perché grazie a questo si può salvare vita e lei nella testimonianza, sì, no? Sicuramente, difatti, stanno studiando il mio caso, anche proprio la dottoressa che mi segue, ha detto che è un caso un po' particolare il mio, proprio, e vogliono studiarlo e perciò io sono molto orgoglioso di questa iniziativa, insomma, ecco. Un fiore per la ricerca, l'ha voluto chiamare così anche perché appunto è il suo mestiere. Sì, il nostro mestiere, sì. Noi vendiamo fiori già da tanti anni e perciò abbiamo voluto dare questo titolo qua a questa iniziativa. Ecco. E poi questa insomma è un'eccellenza del territorio di Aiello, questa serra, questa location.
Beh, sicuramente diciamo che Serre Barzot sono un nome conosciutissimo nella Bassa Friulana, ma e non solo, perché sono da decenni che si tramanda di generazioni questo tipo di attività, per cui come tutte le attività che sono sul territorio vanno in qualche modo premiate ed aiutate, questo è sempre il nostro obiettivo. Ma al di là, a prescindere, ripeto, da quello che è l'attività di Lorenzo, è proprio il fatto che è sempre un amico e quindi una mano viene data. Grazie al sindaco, grazie a Lorenzo, in bocca al lupo per questa iniziativa, ma soprattutto per la sua salute. Sì, grazie a voi e grazie molto a Roberto, che come diceva siamo molto amici e ci tengo a ringraziarlo perché è sempre presente nelle iniziative del paese e anche le cose personali. E da questa serra è tutto, ritorno alla linea allo studio, ma qua si sta davvero bene, anche il profumo dei fiori è davvero coinvolgente, grazie.